Ciao, eccoci qua con una nuova ricetta, spaghetti curcuma, zenzero e olive. Gli ingredienti per questa ricetta sono zenzero e curcuma freschi, olive nere, quelle cotte al forno, un'alternativa a quelle di Gaeta, pomodorini secchi. Cominciamo subito con pulire la curcuma e lo zenzero, farli a dadolini e metterli nella padella. Aggiungiamo i pomodorini secchi che faremo a pezzettini. E le olive. Un bel filo d'olio. Questo condimento è un condimento molto veloce, quindi cuociamo prima la pasta, in questo caso spaghetti integrali, e quando mancheranno 2 minuti dalla fine della cottura, accendiamo sotto la padella e lasciamo soffriggere appunto per un paio di minuti. Quando i spaghetti saranno cotti, li faremo saltare in padella insieme al condimento. Questa ricettina è una ricettina molto veloce, ma anche molto gustosa. Dopo averla impiattata potrete anche aggiungere un mix di semini, oppure gustarla così, semplicemente. Vi do qualche variante, possiamo aggiungere ai condimenti zenzero e curcuma in polvere per rafforzare ancora di più il sapore. Possiamo aggiungere più pomodorini rispetto a quelli che ho messo io, o addirittura aggiungere anche dei pomodori freschi. Ecco qui la mia idea di un primo piatto veloce e gustoso. Ciao, alla prossima!